Cari amici di TV12, buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di FVG Motori, la nostra rubrica che parla del motorsport che si svolge in regione e delle gare con i piloti e i navigatori regionali impegnati fuori dal territorio. È stato un weekend per certi aspetti triste, perché appunto si è notata la scomparsa di Craig Breen, pilota di rally che ha corso anche in passato con Friul Motor, ma anche la scomparsa della giovane ragazza che ha portato poi all'annullamento della Verzenis Sella Chianzutan. Parleremo di questo, ma parleremo anche delle gare che si sono disputate nel fine settimana che ci siamo lasciati alle spalle e soprattutto parliamo di Speedway, visto che nel weekend precedente si sono tenute la terza e la quarta gara del campionato italiano e a Terenzano il 25 aprile si svolgerà una gara molto importante relativa al campionato europeo. Partiamo dalla terza e dalla quarta tappa del campionato italiano, vediamo com'è andata sulla pista di Lonigo. Dopo molti anni il titolo di campione italiano di Speedway potrebbe non finire in Friuli. Dopo quattro prove della serie nazionale a guidare la classifica è il portacolori del motoclub Lonigo Nicolas Covati, illustre ex del motoclub Olimpia, passato alla squadra vicentina durante la stagione invernale. Il driver italo-argentino, dopo aver vinto a Terenzano i primi due round del trofeo tricolore, si è aggiudicato anche la terza e la quarta sfida andate in scena in provincia di Vicenza. Ha rinforzato ulteriormente la propria leadership in una classifica che comanda a punteggio pieno con 14 lunghezze di vantaggio sul secondo classificato, il campione nazionale in carica Michele Paco Castagna. Il portacolori del motoclub Olimpia ha sfiorato successi in entrambe le occasioni, ma sull'ovale di Lonigo non è riuscito a stare davanti all'ex compagno di squadra, raccogliendo due secondi posti. Bellissimo il duello tra loro, sfociato in particolare in una manche davvero d'altri tempi, con Covatti eccezionale nel superare Paco nel rettilineo finale dopo essere stato dietro in tutti e quattro i giri. L'italo-argentino, dopo l'infortunio accusato lo scorso anno, è tornato ad altissimi livelli ed è diventato il chiaro favorito per la vittoria del campionato. A ottobre, quando si riprenderà e allo stesso tempo si chiuderà il campionato, Castagna dovrà correre vicino alla perfezione se vorrà scalzare il rivale dal primo posto. In terza posizione a Lonigo hanno chiuso nella terza tappa lo sloveno Anže Gurmek e nella quarta Nicolas Vicentin. In quarto posto invece si è posizionato in quest'ultima prova, cioè la quarta, la pilota tedesca Under 21 Selina Liedebahn, già prima donna a correre in una serie finale mondiale di Speedway. Di lei si sentirà ancora parlare. Grazie alle immagini fornite dal nostro amico e cronista specializzato in Speedway e fotografo Roberto Tomba, che appunto hanno mostrato quello che è successo a Lonigo nel corso del precedente fine settimana. La pista di Terenzano però riaprirà le porte a breve perché martedì 25 aprile si terrà una grande gara, come abbiamo anticipato, di campionato europeo. Sentiamo il servizio. Manca meno di una settimana all'appuntamento clou del 2023 di Speedway in Friuli Venezia Giulia. La pista di Terenzano ospiterà martedì 25 aprile il campionato europeo individuale di specialità. L'ovale della frazione di Pozzuolo riapre le porte a una gara internazionale. L'ultima si era svolta nel giugno del 2021, quando il Motoclub Olimpia ospitò la terza prova di qualificazione al Grand Prix, di fatto il trofeo iridato della specialità. Sale l'attesa terenzana tra gli appassionati delle due ruote che potranno assistere dalle tribune dell'impianto friulano ai numeri dei maestri del controsterzo. Il via della gara è programmato alle 15, uno show di circa 2 ore in cui l'Italia potrà contare su due piloti. A rappresentare i colori azzurri saranno Michele Paco Castagna e Nicolas Covati, dominatori da anni della serie tricolore di specialità, con il primo tesserato per il Motoclub Olimpia, campione italiano in carica nel 2022, vincitore anche della serie argentina. Il secondo ha vinto più titoli nazionali, è un illustre ex della squadra di Terenzano e in forza al Motoclub Lonigo comanda il campionato italiano. Gli azzurri si confronteranno con altri 14 piloti provenienti da 11 nazioni diverse. Due centauri schierati dalla Gran Bretagna, così come due sono i portacolori di Francia, Svezia e Slovenia. Un solo pilota rappresenterà invece la Polonia, così come la Danimarca, la Germania, la Repubblica Ceca, l'Olanda e la Spagna. La biglietteria sarà aperta già dal mattino di martedì 25 aprile. In questo modo si consente al pubblico di assistere già alle prove libere che avranno inizio alle 11 del mattino. E a
a proposito di Speedway, continuiamo la parentesi dopo aver parlato delle tappe di Lonigo e del campionato europeo che si terrà a Terenzano. Parliamo e abbiamo ospite uno dei protagonisti di queste gare, Michele Paco Castagna, che è venuto a trovarci questa volta via Zoom. Paco, buonasera intanto, grazie per aver accettato il nostro invito. Partiamo ovviamente dalle gare di Lonigo, un weekend che ti ha visto più performante ancora rispetto alla prima uscita di Terenzano, ma non è bastato per avere la meglio di un Nicola Scovatti che quest'anno, ne ho parlato anche con Roberto Tomba, sta davvero bene. Sì, diciamo che abbiamo cominciato a Terenzano con il piede un attimino sbagliato, nel senso che dei piccoli errori da parte mia che mi hanno lasciato un po' indietro rispetto a lui. Credo di essere arrivato a un livello molto molto competitivo, ci manca solo qualcosina, magari scelte un po' più a mente fredda rispetto alla moto per riuscire ad arrivare a battere un Covatti che, beh, si è visto subito sia Terenzano che Lonigo, è molto molto in forma, ha delle moto che vanno molto bene e gli permettono di fare quello che vuole in pista, quindi credo che manchi solo un attimino più di mente fredda nel setup della moto, perché ci siamo, mi sento molto molto in forma anch'io in moto, stiamo lavorando molto, quindi credo sia solo questione di fare delle buone partenze e credo che le carte si possano girare. Infatti proprio Roberto Tomba, che ricordiamo anche l'addetto stampa della Federmoto per quanto riguarda lo Speedway, ha sottolineato il fatto che ha trovato proprio Covatti un motore che quest'anno sta rendendo molto bene. Sei anche tu di questa opinione, Paco, mi pare di aver capito. Beh, si è vista la differenza tra la prima gara che abbiamo fatto a Lonigo e le gare di campionato italiano che abbiamo cominciato a fare. A Terenzano, giustamente lui ha investito su dei motori nuovi che sono arrivati dopo, e si vede la differenza. Abbiamo fatto anche noi la stessa cosa, stiamo continuando a investire per cercare di avere delle moto che mi possano portare ad un livello ancora più alto, che è sempre stata una cosa che ci mancava negli scorsi anni. Stiamo lavorando con la squadra, con gli sponsor, per cercare di arrivare ad un livello dove, come sai bene anche te, in Polonia ci sono motori sempre al top, noi siamo sempre un attimino un passetto indietro, e tante volte quando arriviamo a fare i campionati europei, i campionati mondiali, si vede proprio la differenza in pista a livello di moto, quando magari noi siamo capaci, siamo dei buoni piloti, quindi potremmo fare ottimi risultati, ma ci manca quel qualcosina. Sono contento di vedere che sia io che lui stiamo investendo in questo, ma soprattutto è bello perché mi dà la motivazione di continuare a lavorare, perché stiamo continuando ad alzare il livello. Assolutamente, per continuare a spingere. Sei campione italiano in carica, in questo momento sei secondo a 14 punti da Nicolas, che è stato tuo compagno di squadra fino all'anno scorso. Si riprende a ottobre il campionato italiano, è un campionato italiano che può ancora essere riaperto, Paco, da parte tua, anche se Covatti appunto a punteggio pieno ha leggermente preso il largo. Assolutamente, allora se guardiamo il discorso punteggio, sicuramente non sono in un'ottima posizione, c'è molto lavoro da fare, però come si è visto che anch'io, cosa strana, nel campionato italiano non sono riuscito ad entrare in finale, può succedere la stessa cosa a lui, l'ho sempre detto che finché la matematica mi tiene dentro, credo di avere la possibilità di vincere il campionato e ce la metterò tutta per farlo. Si è visto in passato, l'abbiamo fatto, è successo a Udine anche, quando ho vinto il campionato italiano vincendo due gare allo spareggio, non vedo perché non si possa rifare, la motivazione c'è, la fame c'è, stiamo lavorando intensamente perché la stagione è molto lunga e bisogna arrivare a ottobre preparati per terminare il campionato nel migliore dei modi, insomma. Grande ottimismo da parte tua sento, e fa piacere perché c'è vitalità e questa serie è ancora viva, ma c'è alle porte anche il campionato europeo che si tiene proprio a Terenzano sulla pista di casa. Una grande gara, Paco, in un 2023 che sarà ricco di impegni da parte tua anche fuori dall'Italia. Sì, guarda, sto proprio pensando che questa settimana è abbastanza caotica, ti faccio l'esempio, abbiamo corso sabato e domenica, domani parto per, mercoledì parto per l'Inghilterra,
Corro mercoledì sera, corro venerdì, corro sabato, domenica lavo la moto, lunedì torno, martedì corro a Terenzano e il mercoledì devo tornare in Inghilterra. Quindi arriveremo abbastanza stanchi, però sono quelle gare che ti tirano fuori qualcosina di più, perché sono le gare che punti a inizio anno, sono le gare in assoluto con più importanza. Quindi il lavoro che stiamo facendo io e la mia squadra abbiamo fatto durante il campionato italiano, durante le prove, i test, i ritiri federali, sono tutti concentrati per questi tipi di gare. Quindi a Terenzano ti aspetta una gara difficilissima, perché è venuto fuori il line-up ed è una gara una gara di alto livello. Quindi dobbiamo portare il nostro, in inglese si dice A-game, quindi dobbiamo portare in assoluto il massimo che si può. E sono convinto che siamo in grado di fare un'ottima performance. L'ultima battuta, appunto, dicevi che gareggi in Inghilterra nella Lega inglese. Cosa c'è al di fuori dell'Italia, oltre all'impegno appunto in Gran Bretagna, da parte tua, Paco? C'era stato un contatto in Polonia, solo che stiamo aspettando di trovare un momento. Il momento adatto per riuscire a fare una cosa del genere, perché il tipo di investimento che richiede a livello di tempo e soldi è molto molto alto. Quindi non, siccome in Polonia il livello di professionismo è molto alto, non conviene andare là e fare una prestazione brutta dove dopo non ti chiamano più, non ti vogliono più. Preferisco aspettare un attimino, fare le cose fatte bene. E quando arriverà l'occasione riuscirà a fare la prestazione giusta, da dimostrare quello che sono in grado di fare. Quindi, oltre a quello, facciamo gare internazionali, abbiamo l'Europeo, speriamo il Mondiale a maggio. Ci sono gare da concentrarsi, ma l'Inghilterra comunque toglie molto, siamo solo alla seconda gara di una trentina, quindi avremo circa 50 gare quest'anno, 60, quindi siamo abbastanza impegnati. Come sempre la vita di un pilota di Speedway è veramente intensa quando i motori si riaccendono, ma non solo, direi. Paco, un grande in bocca al lupo ovviamente quindi per la gara del 25 aprile. Ci vedremo a Terenzano per commentare appunto il campionato europeo e grazie per essere stato nostro ospite. Grazie Alberto, vi aspetto numerosi da Terenzano e a fare tutti il tifo allora. Chiudiamo la parentesi di Speedway e apriamo quella legata alle quattro ruote. Purtroppo non si è disputata la Verzenis Sella Chianzutana, come abbiamo detto appunto in apertura di trasmissione. L'ha stabilito un'ordinanza del sindaco di Verzenis Andrea Paschini in seguito alla scomparsa di Martina Socciarelli, vittima di un incidente avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorso sulla ex provinciale 1 lungo la viabilità che porta a Sella Chianzutan, dove appunto si sarebbe tenuta la gara. La giovane di 18 anni, residente proprio a Verzenis, si trovava in sella una moto e si è scontrata con una vettura che procedeva nel senso opposto. In seguito a questo non si sono svolte né le prove né la gara che si sarebbe dovuta disputare domenica 16 aprile con gli organizzatori di E4Run che per rispetto hanno rispettato la decisione del primo cittadino di Verzenis e si sono stretti appunto alla famiglia e all'intera comunità colpita dalla grave ed improvvisa perdita. Purtroppo è successo questo appunto a Verzenis nel corso del precedente fine settimana e quindi la cronoscalata tornerà a disputarsi nel nuovo anno, nel 2024 e anche FVG Motori appunto si stringe alla famiglia della giovane mancata nel weekend precedente, poco prima della gara. Ritorniamo sulle due ruote invece, parliamo di enduro, tappa di campionato regionale e triveneto di enduro d'epoca e di mini enduro. Cominciamo dai ragazzi e vediamo com'è andata a Gradisca di Isonzo. È stato Sanni Marconato, isontino del motoclub Gaerde, a vincere la prima prova del campionato triveneto di mini enduro e regionale, andata in scena a Gradisca di Isonzo grazie al motoclub isontino. Su KTM il Centauro ha vinto tutte e cinque le prove speciali, chiudendo il percorso in 28 minuti, 27 secondi e 7 centesimi, staccando di 40 secondi e 93 i compagni di squadra Cristian Garzotto e di 52 secondi e 88 centesimi Nicolas Tomasi. Quarto e primo dei piloti regionale Gabriele Faganelle del Carso, che ha pagato 1 minuto 14 secondi e 3 centesimi dal vincitore alle sue spalle. Per quanto riguarda la graduatoria legata al campionato FVG, Davide Cabas del Carso e Andrea Molinaro del Tagliamento.
Nelle classi si è distinto nella debuttanti 65 Evan Nadine dell'Albatros, che ha portato a casa il successo trivendete regionale su Skvarna, dando 1 minuto e 38 secondi e 7 centesimi al secondo classificato, il veneto Giuseppe Beghetto dell'Ardosa. Tra i cadetti secondo assoluto e primo tra i regionali il risultato è essere Gabriele Bovo del Pozzenigo in sella a una Skvarna 65, ha pagato quasi 2 minuti dal vincitore assoluto Cesare Chiavelli dell'Ardosa. Nella femminile, seconda nel Triveneto e prima tra le regionali Anna Marconi del Carso, in sella alla Gas Gas 125, classe 2008, ha preceduto tra le colleghe del Friuli Venezia Giulia la Coppa dell'Albatros, formata da Sofia Mila Hermaz e Aurora Tesolat. Tra i senior, vittoria assoluta per Davide Cavas del Carso su Husqvarna, tra gli junior primo tra i regionali quarto del Triveneto Carlo Galeazzi dell'Albatros sul KTM, infine tra i 50, affermazione triveneta e friulana per Massimo De Monte del Tagliamento su Valenti. E grazie alle immagini che ci ha fornito come sempre Tony Tortola del Motoclub Motovece Veloci, guardiamo anche quello che è successo alla gara riservata appunto alle moto d'epoca, quindi valida anche questa per il Triveneto e regionale. Primo al traguardo il risultato essere Andrea De Cecco del Motoclub Albatros di Sacile, che ha chiuso le 5 prove speciali in 33 minuti 17 secondi e 33 centesimi su Yamaha, aggiudicandosi anche la classe A5, risultando anche il primo della gara valida per il campionato regionale. Alle sue spalle Stefano Molinaro del Tagliamento, primo in X4 su Honda, e sempre per il Tagliamento terzo Mauro Nodusso, primo in A3 su Kajiva. I due hanno pagato rispettivamente da De Cecco 7 secondi e 46 centesimi e 16 secondi e 66 centesimi. In A2 vittoria nel regionale per Massimiliano Vielle del Polcenigo su Fantic, terzo nel Triveneto, in A4 di Angelo Brinobet dell'Albatros su Puch, in A6 di Paolo Franzolini su Maico del Tagliamento, secondo come Brinobet per quanto riguarda il Triveneto. Successo regionale nel Triveneto per Daniele Pitrelli su Honda dell'Associazione Motociclistica Friulana, così come in X3 di Marco Tracanelli del Medeotto su Skvarna 2,5 due tempi, e in X5 di Andrea Carri del Trieste su Kawasaki. Appuntamento sia per quanto riguarda il mini enduro sia per quanto riguarda l'epoca il 7 maggio a Sedeliano per la seconda prova valida per il Triveneto e per il regionale. È iniziato il campionato europeo di enduro, è partito in Italia a Fabriano nelle Marche e vediamo com'è andata. Buon inizio di stagione a livello continentale per Lorenzo Macorito, il pilota di San Daniele, ufficiale Fantic, si è aggiudicato la prima tappa del campionato europeo, chiudendo la seconda al terzo posto e vincendo in entrambi i casi la categoria E3. La rassegna è partita con i round di Fabriano, organizzati dalla Federazione Europea e promossi da Maxim. Classe 1999, tesserato per il Motoclub Fornaroli, Macorito ha vinto il primo round con il tempo di 54-53-48, precedendo di 19 secondi e 90 al boemo Matej Skuta, subete di 22 secondi e 17 Pietro Scardina, classe 2005, in sella a una Fantic ufficiale del Team Special. Quest'ultimo, considerato come uno dei piloti maggiormente da seguire nel panorama tricolore e non solo, ha piazzato il colpaccio nel secondo round, arrivando davanti a tutti con il tempo di 35-27-36. Alle sue spalle il veneto Luca Colore su Skvarna 125, distanziato di soli 42 centesimi, e Macorito terzo a 3 secondi e 43. Una gara sul filo dei decimi in cui Macorito però ha pagato prima un incidente e poi la rottura di un raggio di una ruota, perdendo così mezzo minuto e dovendo rincorrere per il resto della gara. Alla fine non ha sorpassato né Colorio né Scardina. Dopo il vittorio invece nella senior per Maurizio Micheluz, pordenonese classe 1983 delle Fiamme Oro, che su Skvarna ha iniziato col piede giusto la campagna continentale. Per lui due successi agevoli ottenuto con un ampio vantaggio su Nico Rainbow su KTM. Tredicesimo e decimo in Yao Fander 21 invece Thomas Bastiani su Fantic del Team Special, ventesimo e diciottesimo nella stessa classe Luca Cabas anche lui su Fantic, mentre Alberto Ladini ha chiuso al tredicesimo al diciassettesimo posto nella Junior 2. Prossimo round della serie 13 e 14 maggio in Portogallo. Le brevi interviste ora raccolte a Lorenzo Macorito e Maurizio Micheluz. Si è conclusa le due giornate di gara della prima di europeo, è andata sabato, è andata bene, ho vinto l'assoluta, ho vinto la E3. Oggi sono riuscito a recuperare dopo un primo giro e un secondo giro non del tutto bello, sono riuscito a fare il terzo assoluto e vincere la E3. Adesso
ci prepariamo per le prossime gare. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima. Ecco, appena finita la prima round dell'Europeo e sono contento di aver vinto entrambe le giornate. Quest'anno sono passato alla categoria senior, quindi diciamo che ho vita un po' più facile quest'anno, anche se comunque do sempre un'occhiata all'assoluta, dove ieri stavo andando anche bene, ero nella top 10, dopo purtroppo noi abbiamo preso l'acqua l'ultimo giro, quindi è andato un po' tutto in fumo e niente. Va bene così, intanto ho visto la classe entrambe le giornate e guardiamo al Portogallo la prossima gara tra un mesetto. Rimaniamo sempre in tema di enduro perché ci concentriamo sulle gare che si svolgono il prossimo fine settimana ed è in programma domenica 23 aprile a Farafilorum Petri in provincia di Chieti la quinta tappa del campionato italiano enduro, serie che ha anche toccato il Friuli Venezia Giulia con i round organizzati a grado, 196 km totali che i piloti dovranno percorrere suddivisi in 4 giri da 49 km ciascuno, 2 cross test, una enduro test e una extreme LPS da affrontare. Tra i piloti regionali fare i puntati soprattutto su Lorenzo Macorito, quarto in classifica nella 300, che su Fantic vuole recuperare il ritardo dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Al via anche Micheluz nella 2,5-2 tempi su Squarna, in gara anche Thomas Bastiani nella classe 125 su Fanti, Mauro Minute, Andrea Cescone nella Senior 2,5-4 tempi e Davide Lucchese nella Maior. Andrea Cescone ha vinto a grado anche le gare relative alla Coppa Italia, queste sono proprio le immagini che si riferiscono alla gara che si è tenuta in provincia di Gorizia organizzata dal Motoclub Moto Vece Veloci. Si corre in Friuli domenica sempre il campionato regionale, seconda tappa della serie promossa da Maxim che tocca questa volta la provincia di Udine arrivando a Ragogna grazie all'organizzazione del Motoclub Tagliamento. Tre i giri previsti da 55 km l'uno per 165 km totali. I piloti affronteranno due prove speciali di fettucciato rispettivamente da 4,5 e 2 km e una linea da 3 km e mezzo. Più di 200 iscritti che si daranno battaglia nel round di una serie partita lo scorso marzo da Fanna in provincia di Pordenone. Al via Ragogna i big del campionato come i tanti piloti di casa, cioè del Motoclub Tagliamento, tra cui Vanni Cominotto e Gianluca Tami, leader rispettivamente della Master e della Senior. Due tempi. Siamo in chiusura, ricordando che nel fine settimana alle porte parte anche il campionato italiano rally asfalto, c'è Friul Motor in gara con la i20 R5 affidata Hyundai naturalmente a Luca Rossetti con Eleonora Mori, ambizioni ovviamente da titolo per la squadra di Manzano e per il pilota di Pordenone, sempre con una vettura di Friul Motor. Chiudiamo la nostra puntata con la clip dedicata a Craig Breen che purtroppo è mancato nello scorso weekend durante le prove legate al rally di Croazia valido per il campionato italiano. Le immagini si riferiscono al rally Targa Florio del 2021 che il pilota aveva chiuso al secondo posto assoluto. Con questa clip è tutto, vi diamo appuntamento la prossima settimana sempre qui su TV12 per una nuova puntata di FVG Motori. Titans don't, and early flats two left over crest don't, open long keeping 30, late fast four right plus, open skipping 70, slowing late three left plus short don't, 30, four right Titans.